Alpisonanti nona edizione propone 27 eventi in 25 luoghi spettacolari della nostra provincia, della nostra Valtellina, con il coinvolgimento di 23 comuni che ospitano appunto questi grandi eventi. Le serate musicali si aprono il 1 agosto a Buglio in Monte e in un itinerario che attraversa tutta la Valtellina si chiudono il 9 ottobre a Morbegno. Abbiamo la possibilità di conoscere nuovi, di far conoscere nuovi luoghi e di farli conoscere nel miglior modo possibile, quindi tramite l'arte, la musica. E parliamo di uno degli eventi più attesi, il Tango Festival. Il Tango Festival, come di consueto, è il corollario della nostra stagione sul finire dell'estate, l'11 e il 12 settembre a Morbegno, quindi show, laboratori, milonga compatibilmente con le disponibilità Covid e con le disposizioni Covid, e in più la novità di quest'anno è la presenza di due giovani ballerini che insieme al quartetto Piciucco ci presenteranno Tango Passional. Un evento che attraverso la cultura raggiunge dei luoghi molto suggestivi del nostro territorio. Le varie location che ospitano le serate, dalle chiese piuttosto che le piazze, piuttosto che i cortili, piuttosto che i palazzi, non sono solo e semplicemente uno sfondo, ma diventano una cornice, anzi protagonisti degli eventi stessi. Ogni appuntamento è cucito e pensato sul territorio ospitante. Una rassegna che è molto importante anche a livello turistico. Certo, è fondamentale dal punto di vista turistico una rassegna di questo tipo perché attraverso gli eventi culturali, attraverso la musica, attraverso il ballo, eccetera, si riescono a fare riscoprire degli angoli del territorio che normalmente non sono interessati dai flussi turistici, quindi è una riscoperta per il turista anche del nostro patrimonio culturale diffuso anche in virtù del fatto che poi tocca tantissimi comuni.